Ciao a tutti, qui un raffreddatissimo Scad da Useless Video Gamers Italia che vi dà il benvenuto a questa ennesima puntata legata all'universo di StarCraft 2. Dunque, nella precedente missione, come ricorderete, abbiamo iniziato una serie di missioni, appunto, dedicate ai Protoss. Voglio rammentarvi che comunque nelle prossime puntate faremo tutte le missioni legate a Zeratul. Dunque, abbiamo ottenuto un bel po' di punti ricerca e tra poco andremo a spenderli anche, a spenderli più che altro a decidere quale dei due potenziamenti preferiamo. E prima di tutto andiamo a guardare i tubi di stasi però, quello Zerg è bello grosso e inutile più che mai. Mentre il tubo di stasi Protoss, no, mi piace vedere ogni tanto come stanno messi questi tubi di stasi. Dunque, quello Protoss è uguale a prima, mi pare. Andiamo alla console di ricerca e vediamo di sbloccare i potenziamenti. Dunque, come vedete, partiamo da quelli Protoss. Abbiamo qui il Predator, che è questa specie di pantera che quando attacca rilascia appunto un attacco ad area. E poi abbiamo l'Hercules. Dunque, io tra i due ho sempre preferito l'Hercules, perché è una nave da sbarco che può rilasciare tantissime unità che vengono sbarcate quasi istantaneamente. Quindi io tra le due sceglierei sempre l'Hercules. A livello di utilizzo, devo essere onesto, sia il Predator che l'Hercules non sono proprio, cioè non servono a niente, parliamoci chiaro. Poi si può vincere la campagna anche senza il bisogno di questi due potenziamenti. Però ci stanno e perché non usarli, insomma, o no? Poi parliamo invece dei Terran. Abbiamo sbloccato finalmente un potenziamento utilissimo, i depositi orbitali, ovvero i depositi si possono costruire istantaneamente, quindi non è che adesso l'SCV costruisce il deposito, l'SCV si mette in un punto e il deposito gli cade vicino. Guardiamo subito. Vabbè, però non snobbiamo quest'altro potenziamento che è il microfiltraggio, che aumenta del 25% la velocità di produzione del Vespene. Solo che io tra i due preferisco sempre di gran lunga i depositi orbitali, perché più avanti, con questo potenziamento, avremo la raffineria automatizzata, con cui il Vespene si estrarrà automaticamente senza il bisogno degli SCV. E credetemi, è veramente utilissimo questo. Quindi, iniziamo a sbloccare. Cominciamo con i depositi orbitali, vi faccio vedere come funzionano bene. Davvero istantaneo, ottimo. Mentre l'Hercules. Ops. Ecco qua. Vediamo un po' come funziona. Guardate quante unità che riesce a tenere. Tantissime. Abbastanza. A modo suo, abbastanza utile. Bene, ecco fatto. Bene, adesso che abbiamo sbloccato potenziamenti, facciamo due chiacchiere con i personaggi, vediamo come possiamo spettegolare questa volta. Iniziamo dalla nostra donna in carriera. Doc, prima che tu me lo chieda, sì, sto bene. Hai fissato quel dispositivo Protoss per un sacco di tempo. Sei sicuro? Beh, ora che mi ci fai pensare, avrei bisogno di bere qualcosa. Forse da ubriaco quello che ho visto avrà più senso. Che cos'è, Regina? Un mio vecchio amico che assisteva alla fine del mondo. Mia, quanto sei catastrofico, Raynor. Cioè, non è che. No, scusate se mi interrompo, devo spegnere. Ecco fatto. Il mio acerrimo nemico. Dunque, ecco i miei personaggi preferiti. Iniziamo da Tosh. Ehi, fratello, è bello vederti. Mi stavo. Un momento. Te lo leggo negli occhi. Hai visto il mondo spirituale. Il Protoss ti ha dato un cristallo. E hai visto quello che ha visto lui. Non sono affari tuoi, Tosh.
Resta fuori dalla mia testa. Come vuoi. Ma quando guardi nell'aldilà, è meglio se ti muovi con i piedi di piombo. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Tosh è sempre a metà tra il disponibile, o apparentemente disponibile, e il veggente, perché sa sempre tutto. Bene, passiamo adesso a Tychus. Come sei diventato tanto amico di quei Protoss? A quanto ne so, quelli Terran come te e me li uccidono a vista. Alcuni sì, ma altri si batterebbero fino alla morte per proteggere quelli come noi. Durante la prima guerra li ho aiutati a difendere il loro pianeta natio dagli Zerg. E quando è arrivata Kerrigan a capo dello Shane, li ho aiutati di nuovo. Hanno un grande senso dell'onore. Ehi, Jimmy, a sentirti si direbbe quasi che li rispetti. Non mi aspettavo che tu capissi, Tychus. Bene, ora accendiamo il televisore e andiamo al notiziario. Via. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, il principe ereditario Valerian. Grazie per essersi unito a noi, Altezza. Grazie a voi, Kate. È meraviglioso essere qui. Lasci che le faccia la domanda che si aspettano tutti. C'è qualcuno di speciale nella sua vita in questo momento? A dire il vero, Kate, sono anni che ho una cotta per lei. Scherzi a parte, con l'invasione Zerg c'è poco tempo per queste cose. Studio tattiche militari con il generale Warfield e il poco tempo libero che mi rimane è dedicato alla politica. Mio obiettivo è diventare il migliore imperatore che il nostro popolo possa volere, quando sarà il momento, chiaramente. Magnifico. Ora ne ho due di cui preoccuparmi. Beh, però paradossalmente direi che è stato il primo servizio della UNN tranquillo, senza prese in giro né nulla. Bene, il primo di tanti? Chissà. Dunque, adesso abbiamo Horner. Vediamo cosa ha da dire. Matt, quanto sono rimasto nel laboratorio? Diverse ore, signore. Non si è mai allontanato da lì. Ho usato il cristallo Ian che mi ha dato Zeratul. Giurerei che siano passati solo pochi minuti. Era tutto così nitido. Zeratul ha cercato una profezia Xel'Naga sulla fine dell'universo. C'è dell'altro, ma ancora non l'ho scoperto. Bene, andiamo a farci un giretto in armeria. No, Swan è silenzioso, noi abbiamo 10.000 crediti che non possiamo spendere in nulla. Torniamo al laboratorio e buttiamoci nella missione. Raccolsi degli alleati, ci recammo su Zakul, il pianeta archivio proibito. Lì ci attendeva un triumvirato di mistici conservatori e nell'ombra qualcos'altro ci osservava e attendeva. Bene, adesso dunque l'occasione di ricerca sono più 3 Protoss e più 3 Zerg. Possiamo ottenere parecchio anche da questa missione. Come vi ho detto, è molto utile fare le missioni dei Protoss, perché vi permettono di potenziarvi all'inverosimile. Andiamo subito, così posso farvi una panoramica della missione appena possibile. Va bene, Zeratul, vecchio. Ho ottenuto la tua misteriosa profezia. Ora vediamo cosa ci cavano i tuoi conservatori. Tentativo di decifrare la profezia, arrivai sul pianeta archivio proibito, Zakul. Lì, 3 conservatori immortali proteggevano l'antico sapere. Solo essi potevano trascrivere i frammenti profetici. Dovevo trovarli rapidamente. Bene, iniziamo a fare una panoramica della missione. Questa missione in realtà è abbastanza facile, sfruttando un trucchetto si può finire anche abbastanza in fretta. Io però voglio mostrarvi come ottenere i punti di ricerca e quindi ci metterò un po' di più. Praticamente, inizialmente sembra una missione tranquilla, ma poi arriveranno dei guai e dovremo soprattutto cercare di difenderci, perché ci capiterà di essere attaccati a più riprese.
quindi costruite molti cannoni fotonici. Detto questo, vabbè, ve l'ho detto, vi mostrerò anche come ottenere punti di ricerca allo stesso tempo. Iniziamo subito. Stranamente silenzioso qui, eppure queste strutture sono intatte. Funzionerebbero se avessero energia. Dunque, iniziamo a metterli al lavoro. Vi ho detto ci dobbiamo difendere. Adesso per la prima volta vediamo come si comportano i Protoss, diciamo. Sono come i Terran, bisogna creare le sonde in modo che queste raccolgano i minerali. Potenti spiriti dei conservatori sono imprigionati qui vicino. Dobbiamo trovarli. Effettivamente ci sono delle strutture da potenziare, da trovare, volevo dire. Sarebbe utile trovarle, mentre qui, prigione dei conservatori, ci sono appunto i conservatori. Dobbiamo raggiungere loro. Non vi sto a dire che è pieno di avversari qua e là, e quindi non ci conviene andare subito. Creiamo subito le sonde perché abbiamo fretta di crearle. Creiamo anche i zeloti, che sono appunto i soldati semplici dei Protoss. Sono molto forti. In questo luogo ci sono molte strutture abbandonate che possiamo usare. Bisogna solo ripristinarne l'afflusso di energia, costruendo alcuni piloni nelle posizioni corrette. I conservatori che cercate, Oscuro, ora servono un potere superiore. Questo infame, va, traditore. Ecco. Dunque, corriamo. Potere superiore. Cosa avrà mai potuto corrompere questi Protoss? In verità qualcosa di ripugnante si è impadronito di questo luogo sacro. Un santuario oscuro. Una volta ripristinata l'energia, potrebbe essere molto prezioso per noi. Dunque, ci sono delle guardie qui da queste parti, qui e anche un'altra qui. Vanno uccise così possiamo prendere punti di ricerca. Concentratevi molto sulla difesa, quindi costruite piloni e cannoni fotonici. La mia vita per Andiamo a Ayur. prendere anche. Una Sadari. Ops, è arrivato già. La faccia. Nessun problema. L'ibrido non è molto socievole. Adesso dobbiamo essere veloci e costruire dei piloni nei punti. Ecco. Non possiamo resistere. Una fabbrica robotica. Questa struttura potrebbe esserci utile. Dunque, qui c'era un Siamo le persecutore. lame di Ayur. L'abbiamo ucciso. Dunque,
possiamo potenziare anche corazza e attacco e difesa dei Protoss. Questa conoscenza è proibita. Come facciamo anche con i Terran. Dobbiamo essere veloci perché adesso l'ibrido. Zeratul, è il destino che vi invia qui. Come? Unitevi a me, fratelli, e monderemo questo luogo dal male. Comandateci. Dobbiamo essere veloci. Questo si sta avvicinando. Vabbè, non riusciremo a difenderci come avrei voluto, ma pazienza. No, non avviciniamoci. Aspettiamo che arrivi lui. Ecco. Come desideri. Torno per servirvi. Facciamo unire alla festa anche. Vi ringrazio. Il mortale. Oh, no, potente. Non devono morire loro due. Via, via. Ecco. Colpisco dalle tenebre. Ecco. Modo. Non l'abbiamo ucciso tutto. Ritornerò. Ci minaccia. Venite, miei schiavi. È giusta l'ora di darvi la vostra forza. L'ibrido sta sottraendo energia ai conservatori per sopravvivere. Devo liberarli prima che sia troppo tardi. Dunque, adesso è importante che si trattenga il l'ibrido. E nel frattempo, mentre nel frattempo creiamo i templati oscuri. L'oscurità è inferno. I templari oscuri hanno un grandissimo vantaggio. Sono unità invisibili. Perennemente invisibili. Alla disperazione. Sarai tu ad arrenderti, bastardaccio. Le tenebre, io compaio. Ecco qua. Dunque, create sempre cannoni fotonici. E potenziate al massimo come si chiama? Potenziate al massimo i Protoss, sempre. Come fareste con i Terran? Il crepuscolo è il mio alle... Odo il richiamo. Allora, attenzione. Ecco. Dunque, fate attenzione perché il l'ibrido diventa più forte ogni volta che lo respingiamo. Quindi dobbiamo ucciderlo il prima possibile. Ecco qua. La vostra rovina è solo rimandata. Eccone altri. Non hanno speranza. Ecco qua. Questi? Ecco fatto. Bene, perfetto. C'è un ultimo potenziamento che prenderemo tra poco. Costruite anche i camminatori, volevo dire gli immortali. Appena ne avete la possibilità. Adesso noi abbiamo strettamente bisogno di costruirne qualcuno. Nel frattempo respingete l'ibrido e cercate di attaccare. La vostra esistenza finisce. Come vedete, questo bastardo attacca in maniera abbastanza rapida, non è che si fa aspettare tanto. Questo è in modalità difficile, ovviamente. Avete molto più tempo nelle modalità più. Dalle tenebre, più semplici, ecco. Io direi piazziamo anche un cannone fotonico perché ci serve. Ecco qua. E è diventato. No, non è ancora diventato più grande. Oh, attenzione, corri! Perché se lo riceve. Se combattono qua è un problema. Ups, ecco qua, salvo. Il nostro dovere. Ecco fatto. Quindi già ce lo stiamo. Già lo stiamo danneggiando a dovere. Ecco qua. Fatto. Potenziamento con. Allora. Temporaneo. Dunque, qui. Venite, miei schiavi. Abbiamo bisogno di darvi la vostra forza. Noi abbiamo bisogno di. Una decina. Io ne costruirei una decina prima di attaccare. Poi ognuno ovviamente può fare come preferisce. Ma io arriverei almeno. Arriverei almeno a una decina di templari oscuri.
Sempre altre sonde. Non dimenticatevi di portare qui una sonda non appena avrete fatto fuori gli ostacoli. Cosa abbiamo qui? Eccoli qua. Dalle tenebre io compaio. Dunque, costruiamo ora che ci penso. Mi è venuta. Ci serviranno. Costruiamo anche i persecutori. Dunque, qui siamo a 8. Aspettiamo che arrivi il nostro amico e respingiamolo ancora. Abbiamo bisogno di un pilone. Costruiamolo subito. Ecco. Direi che siamo nel giro male. Eccolo qua, errore. Ecco, vedete, già sta usando un potere nuovo. È diventato un po' più grosso rispetto a prima. Sono qui. Eccolo sistemato. Non potete distruggermi. Sorgerò ancora. Beh, adesso iniziamo ad attaccare, perché sennò va a finire. Va a finire che lui diventa troppo forte, non è il caso. Dunque, iniziamo qua un cannone. La base è sotto attacco. Attenzione, perché verrete anche attaccati da questi, dagli sgherri di questo ibrido. Potenziamento completato. Serviranno anche dei persecutori, quindi mettiamoli in costruzione. Arriva l'oblio. Nessuno resisterà. Forse col tempo potrebbe essere utile costruire anche altri altri portali quando avete se sviluppate una migliore economia. Tipo già adesso un altro portale ci farebbe comodo. Però credo che possiamo riuscire anche senza l'apporto di un altro portale. Ecco, questo infame sta arrivando da questo lato, quindi io sposterei loro, li metterei qua, perché noi non vogliamo che vengano danneggiati assolutamente. No, ma guarda un po'. Ecco qua, attenzione, carica. Questo proprio non si vuole arrendere. Fatto, sistemato. Ci muoviamo. Vado a raccogliere le forze. Bene. Allora, direi, iniziamo ad andare. Dunque, come ho detto, questi sono perennemente invisibili, quindi solo l'individuatore può vederli. Cioè le unità dotate di individuatore. E qui ce n'è una, quindi attacchiamola in fretta. Eccolo qua. Dobbiamo distruggere subito questa unità. Ecco fatto. Vedete, non ci vedono più, adesso li possiamo distruggere come vogliamo. Ecco fatto. Ecco qua. Questa vana lotta. Non c'è alcuna speranza. Ecco la sistema. Distruggiamo questa base che è meglio. Dalle tenebre io compaio. Ecco qua. Alla corte, Shakan. Dunque, mandiamo anche loro. Facciamo fare la strage a questi senza neanche guardarli. Gelido è il vuoto. Dunque, loro ci serviranno. Sono la voce dell'eclissi. Oh, meno male che non ci ha visto. Via. Siamo tutt'uno con l'ombra. Allontaniamoci un attimo. Ecco qua, carica. Oh, brutto infame, guardate, è diventato ancora più forte. Ecco qua. Bene. Ora, goditi questa fugace vittoria. Oh, non è finita. Ecco qua. Ecco lo sistema. Ora dobbiamo farci questo qua. Mentre lo uccidiamo, approfittiamone per costruirne altri. Ecco qua. Dato che ci torneranno molto. E nel frattempo, direi, andiamo qua. Andiamo qua e facciamo così.
Alcuni segreti devono rimanere nascosti. Sione. Bene. Avete bisogno del mio talento. Stiamoci qua. Cosa desiderate da noi? E muoviamo qua. Questo archivio dei Templari è abbandonato. Torno per servire. Ecco qua, perfetto. Vi serviremo in eterno. Adesso non ci serve a niente continuare a stare qui. Cercate i nostri Andiamo servigi. Subito. Astuto. Andiamo subito a prendere, a distruggere i conservatori. Cioè, non dobbiamo distruggere i conservatori, ma loro sono chiusi in una coltre di ghiaccio. E dobbiamo distruggerla per mezzo delle nostre unità. La mia vita, però. La nostra liberazione è prossima. Preparati, nobile guerriero. Quest'oggi affrontiamo un male terrificante. Allora. La spada di Shakuras. Adesso verremo fregati perché c'è un individuatore da queste parti. Eccolo qua. Facciamo il figliolo. Ecco qua. Non fa niente se ce ne sono altri. Distruggiamoli comunque senza fare troppo caso al fatto che le nostre unità vengono distrutte. Bene. Ora, molte delle unità sono morte, ma non importa. Riescono a vedermi lo stesso. I spiriti dei conservatori sono intrappolati qui dentro. Ecco. Dobbiamo liberarli immediatamente. Dobbiamo essere veramente veloci. Sono la spada di Shakuras. A un certo punto il nostro caro amico si libera. E ci dà un sacco di problemi. Ecco qua, veloci, veloci. Ecco qua. La vostra resistenza. L'abbiamo quasi fatta. Ecco fatto. Poveracci, via via. Ecco fatto, sistemato. Abbiamo visto i frammenti della profezia della vostra mente. L'interviveremo per negoziarsi. Il ciclo subirà il suo corso. Gli Xenaga che hanno creato le stelle trascenderanno la propria creazione. Eppure, il caduto rimarrà. Il destinato a coprire il vuoto. Inizia con la grande voce. E finirà nella totale oscurità. Grande vorace, che si riferisca all'unicamente Zerg, ha un ruolo in questa profezia. Devo andare dove giace l'unicamente, il nostro antico pianeta natale, Aiur. Dunque, ottimo, siamo riusciti a farlo in meno di 20 minuti. E... beh, bello, mi piace, perché a livello difficile si doveva finire in meno di 25 minuti, direi che è un progresso carino. Da notare come queste missioni con Zeratul, questa missione con Zeratul, senza Zeratul praticamente, sarebbe, cioè è stato un peccato perché Zeratul ci sarebbe stato veramente utilissimo in questa missione. Comunque, bene. Abbiamo preso i punti di ricerca Protoss, che appunto erano quelle strutture che andavano semplicemente attivate con un portale, mentre i punti di ricerca Zerg erano, vabbè, avete visto, andavano solo distrutti i cristalli. Beh, direi che la missione è andata abbastanza bene. Io vi ringrazio davvero tanto per aver guardato e vi invito a mettere mi piace, a commentare, a condividere e se avete qualche critica è sempre ben accetta, anche i complimenti lo sono ovviamente. Ah sì, critiche sempre costruttive, mi raccomando. Qui da Scad è tutto e statemi buono.